Grazie davvero dei vostri applausi calorosissimi, credo che abbiamo colpito nel segno, cioè quelle emozioni che vengono fuori quando la musica disvela certi veli, quelli della quotidianità. Ma siamo nel 1843, quando venne rappresentato a Parigi il Don Pasquale, opera buffa in tre atti di Donizetti su libretto di Giovanni Ruffini. Donizetti, grandissimo autore italiano di stile decisamente più romantico rispetto a Rossini, che risentiva ancora di alcune influenze, specialmente nella sua formazione musicale settecentesche, ha scritto questo Don Pasquale che non ebbe un successo grandissimo all'inizio, ma che rientra pienamente nei canoni del sinfonismo italiano e dell'opera buffa italiana. La trama è estremamente contorta e complicata, ma alla fine, come succede tradizionalmente nell'opera buffa, tutto si risolve nel migliore dei modi e tutti quei mosaici che erano scombinati vengono ricombinati, rimessi assieme, chi si doveva sposare si sposa, chi doveva ereditare il patrimonio lo eredita, eccetera eccetera. Di interessante in questa ouverture, il cui significato è analogo a quella dell'ouverture della Gazza Ladra eseguita poco fa, c'è il la caratteristica della musicalità donizettiana, una musicalità dolce, molto intimistica, con una vena lirica, vorrei dire quasi poetica, che potete apprezzare ascoltando appunto questa ouverture. Ha un momento lirico iniziale, cui segue poi un allegro brioso sostenuto prevalentemente dai legni e poi un allegro di fuoco sostenuto prevalentemente dagli ottoni. Come nella tradizione dell'ouverture italiana, il tutto si conclude con una grande sonorità messa in opera dall'intero organico strumentale. Cosa succedeva nel 1821? Torno indietro un passettino, perché se siamo collegati con l'Unità d'Italia qualcosina bisogna pur dire. Ovvero, a me francamente piace così, io non leggo mai, invento al momento, scusatevi. Nel 1821 c'erano i moti carbonari, c'erano tutti quei semi che sarebbero poi esplosi con le cinque giornate di Milano e che hanno rappresentarono allora il terreno di coltura per il desiderio profondo di unità nazionale. E tutti sappiamo quanto la musica abbia concorso a determinare con forza questo desiderio di unità e di costituzione della nazione. 1821 carboneria, 1843-44 conflitti tra le varie etnie che abitavano l'Italia e i governi che tutto sommato la governavano in almeno tre macro regioni, quella austro-ungarica, quella della Toscana, quella del Papato e il Regno di Napoli, ecco, per tornare un pochino ai ricordi della storia studiata a scuola. E Donizetti nel 1843 viveva questi fermenti. Ora, questa non è un'opera patriottica, ma è un'opera anticipatrice di certo lirismo verdiano che poi troveremo successivamente a fare un po' da amplificatore dei fermenti nazionalistici delle macro regioni italiane. Non voglio dilungarmi, anzi vi chiedo scusa. Buon ascolto con l'ouverture Don Pasquale, Gaetano Donizetti.